Ciao Davsim, oggi Juventus-Inter, ore 13:30 dalla Cina, in diretta solo su Sport Italia, questo lo do per informazione tecnica. Vedremo la partita, poi ci sarà il mio post partita, approfondiremo tutto quello che possiamo approfondire da un punto di vista tattico, ma ringraziamo ancora una volta Maurizio Sarri che nelle sue conferenze stampa ci offre già tanti spunti tattici e ci spiega la sua Juventus. Quella che è già stata costruita, i piccoli mattoncini che sono stati messi e quella che sarà costruita nel corso del tempo, di qui in avanti, allenamento dopo allenamento e partita dopo partita. Sarri è sembrato abbastanza provato da quelli che sono i ritmi in questa tournée, ha enfatizzato più volte il fatto che il clima non è assolutamente l'ideale. Ha pronosticato una brutta partita tra Juventus e Inter proprio per un fattore ambientale, ma anche per un fattore tecnico, proprio perché ci si sta allenando poco e si sta giocando tanto. Quindi, ha detto Sarri, l'unica cosa che possiamo fare in questa partita contro l'Inter è di cercare di spingerci il più possibile in avanti, in quella che è la nostra costruzione di squadra, rifacendosi quindi implicitamente alle parole della conferenza stampa precedente. La Juventus, questa Juventus deve avere una caratterizzazione di gioco, un'identità di gioco chiara e poi proveremo con questa identità a vincere qualcosa, facendo riferimento anche alla difficoltà poi di vincere in Europa. Ma queste sono parole della conferenza stampa precedente. In ogni caso, tutte le conferenze stampa di Sarri, tutte, ho preso questo impegno con voi, le troverete trascritte integralmente sul mio sito. Quindi, che cosa esattamente ha detto ieri 23 luglio Maurizio Sarri dalla Cina, prima di Juventus Inter, parola per parola la trovate sul mio sito, linkato in descrizione. Andate su avsim.video e troverete le conferenze stampa integrali di Sarri. Sto trascrivendo tutte, fin qui sono state praticamente tre, poi ci saranno le altre e proseguirò con questo lavoro, quindi andate a leggere nel dettaglio. Qui parliamo in particolare di uno degli spunti tattici più gustosi, più ghiotti, più interessanti, forniti da Sarri, ma direi che abbiamo ricevuto noi come tifosi della Juventus negli ultimi anni, e cioè la collocazione tattica di Paulo Dybala. Guardate, qui siamo all'estasi, qui siamo a livelli proprio di quasi di goduria, perché quante volte ci siamo interrogati sull'utilità tattica di Dybala, quante volte ci siamo interrogati sul suo ruolo, quante volte ci siamo interrogati sulle difficoltà nel collocarlo in campo. Da parte di Allegri, poi si era detto anche da parte dei CT vari dell'Argentina. Quindi si era anche scaricata un po' la responsabilità su Dybala, giocatore ibrido dalle caratteristiche non ben chiare, difficilmente adattabile in determinati ruoli e quindi vendiamolo. No, attenzione, teniamolo Dybala e diamolo in mano a Sarri. Vediamo Sarri che cosa ne può fare, perché Sarri ha le idee chiare su Dybala e ha lanciato quindi questo che potrebbe quasi essere un motto, un hashtag: Dybala falso 9. Ve l'ho scritto qui per chiarezza massima, perché in chiusura di conferenza stampa è stata posta questa domanda a Maurizio Sarri su come intende far giocare Dybala, una domanda interessantissima, e Sarri però non ha tentennato. Al di là del fatto che Sarri, onestamente, quando parla in conferenza stampa, diciamo, ignoranza mia fin qui non averlo ancora riscontrato, non essermene accorto, ma è veramente un libro aperto, cioè parla con una conseguenzialità logica veramente piacevole, cioè nel senso che mette le parole una dietro l'altra esprimendo i concetti in maniera assolutamente piana e chiara, cioè non ci si confonde, non incespica, non dice nulla di poco comprensibile. È chiarissimo Sarri quando parla in maniera veramente conseguenziale e ha detto Dybala, con lui può giocare falso 9, punto. Dybala può giocare falso 9, punto. Poi possiamo anche valutare un'altra collocazione, ma soprattutto un'altra formulazione del reparto d'attacco, e cioè con Dybala impiegato sul centrodestra, dove secondo me può giocare bene, con un trequartista di raccordo dietro i due davanti, quindi con l'1-2 invece che col 3. E quindi capiamo che Sarri ha già deciso che la difesa sarà a 4, with the three defenders, never, aveva detto nella conferenza stampa precedente, che il centrocampo sarà a 3, perché lui ha sempre avuto il centrocampo a 3, ma anche perché i giocatori che noi abbiamo a centrocampo ci consentono e ci impongono quasi di fare un centrocampo a 3, perché abbiamo tanti centrocampisti centrali nuovi, di nuovo arrivo, forti, anche giovani. E poi, per quanto riguarda l'attacco, Sarri sta ragionando tra un attacco a 3 e un attacco con l'1-2. L'1-2 significa che come trequartista di raccordo possiamo impiegare Ramsey, possiamo impiegare Bernardeschi, possiamo impiegare, secondo me,
anche Douglas Costa. Le certezze a questo punto sembrano essere proprio queste, cioè Ronaldo a sinistra, ha ribadito ancora una volta ieri Sarri che Ronaldo partirà dalla sinistra, ma ha anche detto una cosa molto importante, cioè che Ronaldo è il giocatore più forte che abbiamo e quindi la squadra deve giocare per lui. Cioè nel senso che la squadra va costruita intorno a Ronaldo, gli altri 10 si devono adeguare. Senza voler mettere nessuno a livello subalterno rispetto a questo signore qui, ma semplicemente spiegando ancora una volta come i giocatori vanno collocati per esaltare le rispettive caratteristiche. E esaltare Ronaldo inevitabilmente porta a costruirci una squadra intorno. Quindi attenzione, intorno a Ronaldo, non intorno a Mandzukic, perché poteva sembrare scontato il contrario. No, la squadra si costruisce intorno a Ronaldo. E perché è il giocatore più forte che ha, è uno dei giocatori più forti di tutti i tempi, non puoi fare altrimenti, sarebbe da stupidi fare il contrario. Quindi la squadra dovrà ragionare e funzionare in relazione stretta con le caratteristiche di Ronaldo, ma esaltando anche le caratteristiche degli altri singoli, collocandoli nella condizione ideale per consentirgli di giocare al meglio. E lo stesso discorso vale per Dybala. Dicevo, le certezze sono Ronaldo, che partirà in questo momento, in questo primo approccio di Sarri con la Juventus, come esterno sinistro, perché ha detto ancora una volta Sarri, anche ieri, Ronaldo da esterno sinistro ha vinto tutto, a livello individuale e a livello collettivo. Quindi perché stravolgere il suo ruolo e le sue caratteristiche? Lo collochiamo a sinistra, poi se eventualmente lo accentriamo di qualcosa, di quei 10 metri di cui aveva parlato la conferenza stampa scorsa, non cambia nulla perché è fortissimo, ma che cosa significa? Significa appunto attacco a due, cioè Sarri è indeciso ma parte con l'idea dell'attacco a tre, e l'attacco a tre mi viene quasi veramente da esultare sul nulla. Voi mi direte, di cosa ti stai entusiasmando? Ma mi sto entusiasmando del fatto che io l'avevo detto mesi fa, settimane fa, da quando è stato ufficiale Sarri, io ho detto vorrei vedere, io ho fatto anzi proprio un video, l'attacco di Sarri con Douglas Costa a destra, Dybala al centro e Ronaldo a sinistra, e vi avevo parlato, spiegato di Dybala falso 9, al di là del fatto che Dybala falso 9 ve ne parlo da mesi, da quando si diceva appunto ma dove lo fai giocare Dybala, ma quali sono le caratteristiche di Dybala, qual è il ruolo di Dybala. Ricorderete in tanti che io ho detto, secondo me i migliori allenatori di Dybala sarebbero Klopp e Guardiola, perché entrambi collocherebbero Dybala come falso 9, visto che Guardiola comunque utilizza Agüero più che un attaccante alto e fisico al centro dell'attacco, e soprattutto Klopp ha inventato Roberto Firmino centrale d'attacco, e io Dybala lo vedrei soprattutto alla Roberto Firmino, lo ricorderete che l'ho detto tante volte, fino ad arrivare a prospettarvi una mia idea di attacco della Juventus, non con Ronaldo centravanti, che pure era stata un'ipotesi, bensì con Ronaldo a sinistra e a chi metti al centro dell'attacco? Proprio Dybala falso 9. E questa è l'idea di Sarri, cioè se domani mattina gioca Dybala, che è ancora in vacanza, Sarri lo mette falso 9. Questa è la certezza, ragazzi, non stiamo più parlando di ipotesi, è un'ipotesi per Sarri nel senso che non ha ancora deciso, ma tendenzialmente la sua idea è quella lì, vuole arrivare a quello. Resta quindi la casella di centrodestra dell'attacco, nel caso in cui appunto c'è Ronaldo a sinistra e Dybala centravanti, Dybala falso 9, che sarà occupata inevitabilmente da Douglas Costa e Bernardeschi. In questo momento più Bernardeschi, complice il fatto che Douglas Costa è infortunato, perché Bernardeschi a Gazzetta ieri ha detto: in questo momento Sarri mi ha detto che giocherò sulla destra, se poi mi cambierà ruolo sarà lui a dirvelo. Quindi significa che Sarri ha detto a Bernardeschi: tu in questo momento ti specializzerai a fare l'ala destra. Specializzerai perché ricorderete che nella prima conferenza stampa da allenatore della Juventus Sarri aveva detto: Bernardeschi, è arrivato il momento che si specializzi in un ruolo ben preciso. E probabilmente il ruolo che ha ritagliato, che ha pensato per Federico Bernardeschi, Maurizio Sarri, è quello di esterno destro. Quindi in questo momento, e difatti oggi, così come domenica contro il Tottenham, giocheremo proprio con Bernardeschi all'ala destra. Mandzukic parte titolare al centro dell'attacco perché manca Dybala, perché Higuain non è in forma forse per partire titolare, perché non c'è Douglas Costa, insomma non abbiamo, come ha ribadito Sarri anche ieri, tutti i giocatori a disposizione, stiamo lavorando con il 50% degli uomini a disposizione. Bernardeschi, dicevo, partirà sulla destra, ma dovesse esserci tutta la rosa a disposizione, la formazione sarebbe con quattro difensori da decifrare ancora, l'enigma del terzino destro, visto che pare che Cancelo comunque se ne andrà, i tre centrocampisti che in questo momento sono Emre Can, perché non c'è Ramsey, Pjanic e Rabiot, con Matuidi destinato ad andarsene ma comunque eventualmente come sostituto, Bentancur non c'è, ha fatto la Coppa America, e in attacco appunto Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. Sarebbe questa la formazione
ideale in questo momento. Ovviamente con il rientro degli infortunati ci sarà l'innesto anche di Douglas Costa, ma in realtà ho detto bene, perché quando parli di Douglas Costa non devi dire innestare, devi dire innescare, perché è una bomba, è veramente una bomba. E quindi questo sarà praticamente l'attacco della Juventus, con l'alternativa 1-2, quindi con il trequartista di raccordo. Quindi ragazzi, siamo a questo. In tutto ciò Icardi non c'è. Icardi in questo contesto non c'è, ed è l'ennesima riprova di quello che io vi ho detto. Icardi non lo possiamo prendere se teniamo Dybala. Dobbiamo per forza cedere Dybala per prendere Icardi. Quindi io vi suggerirei di non andare dietro a chi dice facciamo lo scambio Dybala, Pogba e poi prendiamo Icardi. Non esiste, e non è neanche un fatto di liste, che pure ci sarebbe, è un fatto proprio di impossibilità, perché Pogba ti costringe, cioè un altro centrocampista centrale, quanti ne devi mettere? Quindi a quel punto dovresti addirittura mettere 4 centrocampisti, e salta tutto da un punto di vista della formulazione dell'attacco da parte di Maurizio Sarri. Non solo, ma se Dybala deve fare il falso 9 oppure l'attaccante di centrodestra, vuol dire che Sarri a Icardi non ci sta pensando minimamente. Questo è un altro punto di riferimento da tenere ben in testa. Sarri a Icardi in questo momento non ci sta pensando minimamente. Giustamente lui pensa con i giocatori che ha a disposizione, ma non si sta neanche proiettando per un inserimento di Icardi, perché il discorso che ha fatto su Dybala su Icardi non può valere, deve essere necessariamente cambiato, rivisto, insomma. La situazione quindi è questa, dicevo, siamo ad una certa esaltazione, ad un certo entusiasmo, tra l'altro sentir parlare di tattica molto di più in 14 minuti di conferenza stampa in cui non ha parlato solo Sarri, cioè in 14 minuti della conferenza stampa per Juventus-Inter hanno parlato Sarri, Szczęsny e i giornalisti, quindi in 14 minuti lordi di conferenza stampa di Sarri per una partita amichevole estiva abbiamo sentito parlare più di tattica che nei precedenti 5 anni. Mi perdoneranno ancora gli aficionados di Massimiliano Allegri, ma la situazione è evidentemente questa, cioè Dybala non si è ancora allenato con Sarri, due parole già sappiamo come giocherà Dybala, con centinaia di allenamenti alle spalle con Allegri non sappiamo mai come avrebbe giocato, questa è la pura realtà. Ci godiamo allora Juventus-Inter, il mio post partita, i miei spunti tattici, poi parliamo anche di questioni di mercato, sempre qui su Avsim, seguitemi anche nella community dove vi aggiorno, vi avviso su tutte quelle che sono gli appuntamenti della giornata, e quindi grazie per l'attenzione, mi direte la vostra nei commenti qui sotto, comunicandomi anche il vostro eventuale entusiasmo, mettete like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella delle notifiche per tutti i prossimi video. In descrizione i link per seguirmi sui social, vi ricordo ancora una volta che su avsim.video troverete sempre le conferenze stampa integrali di Maurizio Sarri trascritte parola per parola, oltre alla possibilità di contattarmi in privato. Ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!